Bello a tutti ragazzi, io sono Samuel e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sfido un portiere veramente forte che ha giocato nell'Albania. Lui si chiama Simone Pechini, classe 2001. Ha giocato anche nelle giovanili del Bologna e oggi è qui, solo per noi, per questa sfida. Facciamolo entrare. Grande Simo! Ciao ragazzi, ho fatto le giovanili del Bologna fino a qualche anno fa. Adesso sono in prestito in una squadra di Serie D e il mio motto è non mollare mai. Bisogna sempre crederci fino alla fine e dare sempre il massimo ogni giorno. Ho fatto l'Europeo Under 17, wow. 3 anni fa. Cioè, voi ci siete mai stati all'Europeo? Io no, non ancora giustamente, perché adesso sei africano. Forse l'Europeo mondiale, no ragazzi, mondiale. Però al Mondiale, oppure andrò a giocare nella Coppa d'Africa, per il Ghana. Bene, non perdiamoci in chiacchiere. Simo, sei pronto? Oggi sta una sfida io contro te, Pallone d'oro di YouTube Italia contro portiere Albania. Prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciate un like e scrivete qua sotto se questo format vi piace. Se volete altri portieri professionisti, li testeremo e li metteremo alla prova e faremo un uno contro uno. Iniziamo. Ok ragazzi, primo esercizio, iniziamo con il riscaldamento e man mano aumentiamo le difficoltà di esercizi. Sei Simo? Sì, caldo bene, eh. Oh, bravo. Oh, bene, bene, qua. Bravo. Già dal riscaldamento si può capire ragazzi che tecnica, quanto è forte. Quindi non oso immaginare dopo sui tiri. Secondo esercizio di riscaldamento ragazzi, palla in mano, tiri al volo. Sei. Bravo. Ok, allora Simo, sei caldo? Pronto. Sei caldo? Possiamo iniziare a fare sul serio? Possiamo iniziare. Va bene, allora iniziamo a fare sul serio, eh? Sì, eh. Iniziamo con i tiri, ragazzi. Allora Simo, adesso subentro io e testerò le tue abilità di rinvio, ok? Come sai è una cosa molto importante per un portiere, insomma, è fondamentale. Testeremo più cose. Prima di tutto la potenza, ok? Quindi questa è l'area in cui dovrai tirare con i conetti, puoi prendere la rincorsa anche da fuori. Okay. E qui il tuo obiettivo è cercare di tirare il più forte possibile. Diciamo che l'ideale è riuscire ad arrivare in quella porta. Come potenza, eh? Quindi facci vedere un po' la potenza di questo rinvio. Rinvio da terra tipo ultima azione, capito? Ultima azione. Dobbiamo recuperare una partita. Su, bisogna recuperare, esatto. Ok. Mamma mia, fosse stata dritta avresti addirittura fatto gol. Va bene, ci sta, approvato. Adesso cerchiamo di fare potenza e precisione. Sono due cose difficili da unire. Quindi devi anche cercare di fare gol. Stesso tipo di rinvio. Vediamo se riesci a buttarla in rete. In corsa anch'essa fondamentale. Bella, ha girato un po' la palla. Prova a tirare al volo, ok? Quindi senza che la palla sia a terra. Ok. Bello. Anche qui la palla di poco ruota, però la potenza devo dire che non ti manca, eh. Immaginati che il portiere sia fuori, ok? Sei nella metà campo e tu, colpo a sorpresa da qui, gol del portiere. Al 90. Bello! C'è? Non ci posso credere, palo, anche sfortunato, signori. Comunque ragazzi, al di là di tutto, come rinvio direi che ci siamo. C'è un portiere alla fine, non è importante che faccia gol, il portiere deve mandarla avanti. E la precisione c'è, l'unica magari un pochino la precisione da aggiustare. Però comunque, complimenti, cioè non avrei saputo fare di meglio. Ok ragazzi, adesso iniziamo subito a far sul serio e lo metteremo alla prova nei tiri. Ok, tiri da fuori, tiri dalla distanza e vediamo come si comporta. Me la sposto e calcio, eh? Sei? Primo tiro, andà. Bravo. Wow ragazzi. Bello. Adesso voglio provare con un tira a gir. Come l'ha bloccata? Bravo. Oh! Forse quel palo un po' lo soffre, eh. Piazzato. Mamma mia! Colpito la GoPro, ragazzi.
Bravo! Mamma mia, signore e signori, molto bene, Wow, bella sfida, Bella sfida, sì, Complimenti. Allora, scaldamento fatto, tiri anche dalla distanza, uno contro uno, signore e signori. Come te la cavi? Bene. Bene, dai, testiamo subito. Allora lo testiamo, ragazzi, uno contro uno. Partirò dalla metà campo e poi lo affronterò. Shot out, let's go. Sto per partire, uno contro uno classico. Shot out. Ci sei, Simo? Provato a sorprenderlo, ma niente. Che uscita! Non sono riuscito ad andare via. No! Anche da terra, ragazzi, copre tutta la porta. Tutte le gambe. Era l'unica. Come fai a fare il gol? Chiedo scusa, ho peccato di presunzione io. E anche di qualità. No! Si conclude con un palo come quello che prende Pier dalle ragazze. Oh! Ma tutta che me la fa sempre lui, per una volta la faccio io. Perché così? Uno contro uno, ha vinto lui. E niente, ragazzi, sfida conclusiva. E poi chiudiamo questo video. Sì! Ultima sfida. Non possiamo non fare i rigori? Sì che li facciamo i rigori. 5 tiri. E vediamo su 5 quante me ne riuscirà ad indovinare. Vado, Prima 1-0. Oh! Allora, l'ho sbagliato, però l'aveva indovinato. Quindi è come se l'avesse parato. 2-1 per me. Piazzato. Direi imparabile. 3-1 mi pare. Ultimo tiro. Cosa ha parato? Signori e signori, Simone Pechini. Ragazzi, adesso non so quanto pesi, ma pura forza, puri muscoli. Minchia se sei duro. Porca troia. Bellissime parate, direi che alla grande hai superato questo video. E niente, sei fortissimo, tanto. Grazie. Cioè non glielo devo dire io, avete visto anche voi. Ragazzi, mi raccomando, supportateci, mettete like, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere se questa serie qua vi piace. E magari in futuro porteremo altri portieri, chi lo sa. Io ringrazio Simone Pechini per questo video. Grazie a te. Cliccate in descrizione se volete andare a scoprire dove gioca attualmente Simone. Ti ringrazio anche il Circolo Tennis Italia per averci ospitato in questo bellissimo campo. Si trova la Barca in provincia di Bologna. Quindi se vi capita fateci un salto e venite e fateci sapere com'è questo campo. La barca, no il barcone con cui è venuto qua. E con questa battuta pessima questo video ci conclude qua. Noi ci vediamo al prossimo video. E sono Samuel e mangio il riso. E con il pollo e con il curry. Con il pollo e con il riso. E con il pollo e con il riso. E